Lasciamo lo sport, passiamo alla musica. È disponibile su internet il primo album da solista della Lucano Marcello De Carolis, che si sta confermando uno dei maggiori interpreti di chitarra battente. Nel disco non mancano brani omaggio alla Basilicata, Igor Ubaldi. Dell'eclettico Marcello De Carolis abbiamo già detto tutto il bene di questo mondo in occasione dell'uscita dell'album 20, lavoro a quattro mani, cioè 20 dita, con l'innovatore musicale Francesco Locisano. Adesso De Carolis supera se stesso con l'album da solista The Eclectic Beat in Contemporary Music for Chitarra Battente. Traduco, la chitarra nelle mani giuste ha una versatilità che spazia tutti i generi musicali, dal classico contemporaneo colto a Chick Corea. Insomma, uno strumento che non si può circoscrivere, però bisogna saperlo suonare. De Carolis non solo ci mette la bravura, ma anche una passione radicata nel suolo culturale e musicale della sua Basilicata. Le composizioni del maestro Angelo Gilardino, oltre ad essere delle pietre miliari per chitarra battente, sono anche due omaggi alla nostra Basilicata. Il concerto di Matera per chitarra battente e 10 strumenti è un omaggio alla nostra Matera, capitale della cultura 2019, mentre Albero solitario è un omaggio alla pittrice lucana di Montemurro Maria Padula e prende il nome da un suo quadro. Insomma, come si fa a chiamarlo disco? Questa è una ricerca e, se vogliamo, una colonna sonora per assaporare un timbro lucano letto in chiave universale.